La gara di danza nulla aveva da dire riguardo l'accesso in finale, ma c'era un piatto veramente forte da gustare, la sfida tra le due coppie più forti di questo momento. Da una parte i veterani canadesi Tessa Ripto e Scott Moir, dall'altra i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron. In Giappone c'erano anche gli italiani Anna Cappellini e Luca Lanotte. L'obiettivo era salire sul podio e magari migliorare i punteggi ottenuti nel precedente impegno in Canada. Direi che le cose anche in Giappone sono andate molto bene. Terzi nella short dance, abbiamo visto qua proprio un dettaglio di quanto fatto, e anche come punteggi hanno ottenuto ottimi riscontri e superiori a quelli ottenuti appunto a Skate Canada, seppur di poco. Saranno la coppia da battere, ma loro quella finale non l'hanno mai vinta in carriera. È vero, c'è un'idiosincrasia con quell'appuntamento, perciò chiaramente lotteranno per mettere in bacheca l'ultimo importante successo che manca a due atleti che per il resto veramente hanno vinto tutto. Gli italiani Anna Cappellini e Luca Lanotte si sono piazzati in terza posizione, hanno archiviato il podio numero 14 in carriera nel Grand Prix, finali comprese. Ancora una volta oltre 180 punti, fanno 4 gare consecutive, il loro l'hanno fatto. E hanno pattinato ancora una volta su altissimi livelli. Abbiamo detto, un po' sfortunati con l'assegnazione delle tappe. Parleremo dopo. Charlie Chaplin, chiaramente, il loro programma libero. Con il Twizzle, un elemento che è ormai punto di forza per il binomio azzurro. Grandissima qualità. Spettacolare ed elegante che sollevamento in linea. Più 3 da tutti i giudici. Bene anche le sequenze di passi, questo era il cerchio, ma di fatto prova tecnicamente inappuntabile quella di Anna e Luca qui a Sapporo. Diagonale.
può eseguire in sua altezza gli elementi finali. L'ultimo sollevamento e poi i passaggi coreografici. Prestazione in linea con quella fatta a Skate Canada, arriva qualcosina in meno sulle componenti del programma, mentre crescono un po' tecnicamente, dove hanno pattinato davvero bene. Non si qualificano per la finale, ma se andiamo a sommare i punti realizzati in ogni programma, sarebbero i sesti. Vanno in finale a Baldonoyu, la decima coppia, la nona coppia per la precisione. Quindi spesso e volentieri è il calendario a fare la differenza. Cappellini da notte hanno trovato avversari difficili sia a Skate Canada che in Giappone. Nulla si poteva fare di più. No, loro hanno pattinato su alti livelli, dimostrando probabilmente di essere tra le prime 5-6 coppie al mondo, punti alla mano. E qui hanno chiuso ancora sopra 180, però hanno dimostrato di fare una partenza di stagione veramente ottima, con subito una buona condizione atletica. Virtu Moir vincono la battaglia con Papadakis Zeron, 195,84, è il punteggio più alto mai fatto registrare in una gara di danza. Quindi avremo in finale Tessa Virtu e Scott Moir, imbattuti. Sono imbattuti anche i fratelli Shibutani per gli Stati Uniti. Poi ci saranno Gabriela Papadakis, Guillaume Cizeron, padroni di casa Marsiglia, i russi Caterina Bobrova, Dmitry Soloviov, e poi le coppie statunitensi Chuck Bates e Abel Donoyo, le uniche ad andare in finale senza avere vinto tappe di questa fase di qualificazione. Sì, ed effettivamente sembrano avere qualcosina in meno rispetto alla concorrenza, soprattutto a Baldonoyu, Chuck Bates comunque sono stati capaci di ottenere punteggi molto elevati, questo gli va riconosciuto. Eliminati Guerpoge, i detentori del titolo, ma che però nella fase di qualificazione hanno ottenuto 10 punti in più rispetto ad Baldonoyu. Quei 10 punti in più c'erano anche per Cappellini a notte, che saranno terza coppia riserva. Eh sì, abbiamo detto, molto sfortunati, però buone le loro prestazioni.